sofferire il peso dei mali presenti? O volare verso altri mali di cui non si sa? Signore e signori, Luigi Tenco! Luigi Tenco! Un applauso! Un applauso! Stai tranquilla, così tu avrai diritto di avere quelle cose che adesso io ti do, soltanto perché t'amo. Anche l'amore. Allora, signor Tenco, parlaci del tuo domani. Mio domani. Sì, sto scrivendo una nuova canzone. Ti ho buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente. Però il vestito alla tua chiesa dipende da oro e marmi colorati, come può adesso un povero pietra sentirsi come fosse a casa sua. Quando vedo un prete in automobile per il rosso aspettare, io provo un dispiacere. Quando vedo un prete in automobile una ruota cambiare, io provo un dispiacere, perché lui ha in mente grandi cose fatte di eternità. Quando
Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale o una giuria che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi. Ci diranno